Ok, continuiamo a discutere sul procedimento di misura e sull'effetto che le incertezze hanno sulla misura, considerando il seguente punto. Abbiamo visto già che utilizzando uno strumento, facciamo sempre esempio del righello perché è quello più facile, questo mi dà una misura, ad esempio se uso il righello della lunghezza, con la sua incertezza. L'incertezza della misura è legata alla sensibilità dello strumento. Ok? Quindi, per esempio, se abbiamo il nostro righello e che abbiamo le diverse tacche, eccetera, qui immaginate che arrivi, la nostra lunghezza arrivi in questo punto, allora c'è un intervallo di valori all'interno del quale si colloca la grandezza che vogliamo misurare. Mi spiego meglio. Supponiamo di aver misurato una lunghezza di 3,2 più o meno 0,1 cm. Questo significa che l'asta o l'inserimento che dobbiamo misurare sta tra 3,3, quindi la lettura più l'incertezza, e 3,1, la lettura meno l'incertezza, sempre centimetri. Ok? Questo non perché la misura sia sbagliata, ma perché è incerta ed è legata al fatto che lo strumento di misura si accorge di differenze che però superino una certa di valore minimo, che è la sensibilità. Ed è legata a questo numero. D'accordo? Questo è legato alla natura dello strumento in particolare. Ok? Quindi, quando faccio una misura singola, l'incertezza della misura, morale della favola, è legata alla sensibilità dello strumento. Ma ci possono essere altri effetti che alterano la misura. E possono essere di tipo più diverso. Oggi ne vediamo un esempio. Supponiamo di dover misurare un intervallo di tempo. Sono certo che con voi avete il vostro cellulare dove c'è un cronometro. Ok? Adesso facciamo così, io darò un vai e uno stop. Quando darò vai, voi accendete il cronometro, allo stop lo fermate e poi io riporterò, diciamo, un 3, 4, massimo 5 misure, se no la cosa diventa troppo lunga, anche se in realtà potremmo riportarle tutte, ma per semplificare facciamo una cosa breve. Ditemi quando siete pronti. Ok, quindi tra via e stop. Misuriamo col cronometro del cellulare. Quando siete pronti mi dite. Via. Stop. Allora, qui facciamo una tabella. Prima misura. 4, 4,50. immagino secondi. Ok, seconda misura 4,86. 4,86, sempre secondi. Terza misura, 4,62. quarta, diciamo l'ultima, dai la quarta. 5,18. 5,4. 5,18. Allora, che cosa potete notare da questi numeri? Boh, la prima cosa che notiamo è che arrivano fino alla
al centesimo di secondo. Quindi ogni singola misura è fatta con uno strumento che ha una sensibilità di che cosa, cioè qui cosa devo mettere, più o meno, qual è la minima differenza temporale di cui questo strumento si accorge? Il centesimo, 0,01 secondi, e sarà la stessa per tutti. Ok? Perché se avesse differenze più piccole di un centesimo di secondo, questo numero non se ne accorgerebbe. Questo, attenzione, è uno strumento digitale. Ok? Quindi qui la sensibilità è fissata da quante cifre ho a disposizione dopo la virgola. Ok? Questo è un punto importante. Questa è la sensibilità dello strumento. Però, tenendo conto che questi numeri misurano tutti lo stesso intervallo di tempo. Giusto? Perché tutti avete misurato la distanza temporale tra il mio via e il mio stop. Però cosa potete notare? Soprattutto? Beh, io non direi. Questi due sono tutti diversi. La prima e la seconda misura hanno una differenza più grande della sensibilità dello strumento, quindi apparentemente sembra che misurano due intervalli di tempo diversi. Addirittura tra il primo, tra il quarto e il terzo c'è la differenza, anzi tra il primo c'è la differenza più grande. Ok? Se io non sapessi che abbiamo misurato tutti lo stesso intervallo di tempo, direi che queste sono misure di tempi diversi. Perché questo, secondo voi? Perché sono diversi questi numeri rispetto al fatto che misurano la stessa cosa in realtà? Perché abbiamo una reazione diversa. Perché ci sono, per esempio, tempi di reazione diversi. Quindi ci sono diversi effetti che alterano la misura. Alcuni in eccesso, alcuni in difetto. Quando questo succede, quindi fatemi aggiungere anche questo, la misura può essere alterata in questo caso in eccesso o in difetto. Cioè può dare valori superiori a quello reale oppure inferiori. Questi effetti si chiamano errori o effetti, se volete, casuali. O anche statistici. Sono effetti legati al procedimento di misura. Ok? Non solo allo strumento. L'effetto di incertezza legato allo strumento è questo. L'incertezza dello strumento è questa qui. Però qui ho un effetto più forte del centesimo di secondo. Ok? Perché ci sono possibili asincronie sia nel momento di partenza, nel via, sia nello stop. Ok? Tempi di reazione diversi. Perché sono fatti da persone diverse o in modi diversi. La stessa cosa avverrebbe se, ad esempio, una stessa persona facesse la misura più volte. Per questo si chiamano misure ripetute. La differenza tra le misure ripetute può, e in generale lo è, essere affetta da errori casuali, cioè una serie di effetti che alterano la misura, che contribuiscono ad alterare la misura in eccesso o in difetto. E sono una serie di effetti totalmente indipendenti. Per cui quello che posso ottenere è tutta una serie di valori, come in questo caso, che in generale possono essere anche abbastanza diversi tra loro. Ok? Ci siamo fin qua. In questo caso, qual è, tra virgolette, il valore più affidabile? Per quale ragione? Giusto? Il valore di cui mi fido, cioè il valore che rappresenta la grandezza che devo misurare, non sarà in generale nessuno di questi esattamente, ma il loro valore medio.
nell'ipotesi che le alterazioni delle misure siano tutte dovute a effetti casuali e indipendenti. D'accordo? Per vedere questo, per mostrarvi questo, vediamo se ci riesco, vi mostro questo filmato. Questa è, si chiama tavola di Galton, ed è utile a visualizzare proprio questi effetti statistici. Vediamo se parte. Qui vedete c'è una tavola di legno su cui sono piantati tanti chiodi e vediamo se riesco ad alzare l'audio. Non ci riesco, forse l'ho tolto. Vediamo, eccolo qua. No, vabbè, non fa niente. E questi chiodi contribuiscono a deviare le palline che questo ricercatore sta facendo cadere più a destra o più a sinistra rispetto alla caduta rettilinea, e quindi introducono effetti di deviazione della traiettoria delle palline che possono farle arrivare anche molto lontano dalla verticale rispetto al punto di caduta. Ok, se adesso ne mette dentro tante, vedrete che queste si distribuiscono più o meno simmetricamente rispetto al valore centrale, che è il valore medio, con delle deviazioni che sono tanto più frequenti quanto più piccola la distanza rispetto al centrale, mentre più lontano è più raro che arrivino, perché possono arrivare anche fin là. Ecco, questa figura che si crea qua sotto si chiama istogramma, cioè misura quante volte la pallina cade in quell'intervallo oppure in un altro. Questo istogramma dà una misura dell'effetto dell'errore statistico, cioè delle deviazioni in eccesso o in difetto. Ecco, questa è la curva teorica che si chiama curva di Gauss. Esattamente, qual è la misura della probabilità, o meglio la densità di probabilità che una pallina venga deviata a una certa distanza dal valore centrale, che guarda caso è proprio il valore medio, la media aritmetica delle varie misure, pesata con quella probabilità. D'accordo? Un altro modo di vedere la stessa cosa, dovrebbe essere quasi alla fine, ecco, è, anche questo ve lo metterò in link dopo, c'è una simulazione di questo istituto di fisica del Colorado che ha creato queste simulazioni, che sono molto utili didatticamente perché chiariscono diversi concetti. Vediamo se trovo quella che ci interessa, l'avevo vista prima. Eccola qua, qui riproduce lo stesso, la tavola di Galton, con, posso cambiare il numero di righe in più o in meno, ok, quindi quanti effetti casuali considerano, e posso prendere per esempio una pallina singola. Ogni volta che tocca un chiodo può essere deviata con uguale probabilità a destra e a sinistra, ok, oppure posso farne cadere in continuazione e vedere come si distribuiscono. E quindi qui sotto vedo che mi viene, il computer fa i calcoli e lui viene costruito l'istogramma, e vedete che il valore centrale è il valore più probabile, dove le palline arrivano più frequentemente, però ci sono possibili anche diverse deviazioni. Se teoricamente facessi cadere infinite palline avrei una curva teorica che è quella curva di Gauss che avete visto nel video precedente. Ok? Vedete che è una curva simmetrica rispetto al valore centrale. La larghezza di questa curva è una grandezza che in fisica si chiama deviazione standard, che misura quanto è larga, quando sono larghe le ali di questa curva attorno al picco. Ok? Mentre il valore centrale è il valore medio, cioè la somma di tutte le misure diviso quante misure si fanno. Perché? Perché come vedete qui, da questa simulazione, il valore più probabile, quello che meglio indica quello che dovrei misurare,
Mi spiego meglio, se non ci fossero i chiodi, tutte le palline cadrebbero dritte. Ok, quello è il valore tra virgolette vero. Prego? E quello risulta essere la media aritmetica dei valori che abbiamo misurato. Quindi se torniamo alla nostra, alle nostre misure, le informazioni che ci danno questi numeri sono che è presente l'effetto dovuto agli errori statistici, perché altrimenti se non ci fossero questo tipo di deviazioni questi numeri sarebbero tutti uguali. Ok? Perché mi accorgo degli errori statistici? Perché ho usato uno strumento che ha un'incertezza più piccola dell'effetto di questi errori, di questi effetti statistici in eccesso o in difetto. D'accordo? Quindi con questi dati, e prendiamo il valore medio come la somma del nostro tempo, la somma tra tutti i valori ottenuti, quindi fate il calcolo anche voi, vi prego, 4,58 più 4,86 più 4,62 più 5,18 e dividiamo per 4. E viene 4,81 secondi. Qui non abbiamo fatto tante misure, ne abbiamo poche. Okay? Quindi dal punto di vista di qual è l'incertezza di questa misura, non posso usare l'incertezza strumentale, perché vedo che la differenza tra due misure del nostro insieme di valori ottenuti è più grande dell'incertezza strumentale. In questo caso, cioè nel caso che io abbia misure ripetute che differiscono per più dell'incertezza dello strumento, una, come si chiama la tavola di prima? Tavolo di Galton, adesso te lo scrivo, o tavola di Galton. Galton era uno statistico inglese del XVIII secolo circa. Ok? L'incertezza della misura, quando le misure non sono sufficienti in numero elevato per calcolare affidabilmente la deviazione standard che vedremo tra un attimo, si prende la semidispersione massima, cioè si prende il valore tra il più grande meno il più piccolo diviso 2, come avevamo visto che abbiamo fatto con la stessa misura. Cioè se io avessi questi due dati, la incertezza di queste due queste misure la prendo prendendo la massima meno la minima dividendo per 2. Lo stesso cosa faremo qui. Prendiamo la massima che è 5,18 meno la minima che era 4,58 e dividiamo per 2, sempre in secondi. Quindi avremo 5,18 meno, prego, 4,58 diviso 2 e viene 0,3 secondi. Questo cosa ci dice? Ci dice che l'incertezza legata agli errori statistici è 30 volte più grande di quella strumentale, quindi è molto più grande. Gli effetti statistici qui casuali sono grandi, non solo, ma mi dice anche che questo va aggiustato, perché non posso mettere due cifre dopo la virgola, perché l'incertezza è sui decimi, non sui centesimi. Quindi questa cifra qui va sotto l'incertezza, devo fermarmi all'8, quindi butto via l'1, quindi il tempo che è intercorso tra il mio via e il mio stop è, chiamiamolo t piccolo, 4,8 più o meno 0,3 secondi. In questo caso abbiamo preso, ripeto, per una misura, questo è il valore medio,
delle misure. Questo si chiama semidispersione massima. E si ottiene prendendo la misura più grande meno quella più piccola e dividendo per 2. Come vedete abbiamo un valore 0,3 molto più grande di quella strumentale data dalla singola misura. Ok? Quindi qui possiamo accorgerci, avendo usato uno strumento preciso come il cronometro al centesimo di secondo, possiamo accorgerci e valutare quantitativamente l'effetto degli errori statistici o casuali. Ok? Per questa ragione normalmente quando si fa una misura in laboratorio la si ripete molte volte e poi si prende la media come valore affidabile. Dimmi. È tutto chiaro? C'è un'altra causa di alterazione delle misure. Immaginate che avessimo usato un cronometro, anziché quello elettronico del cellulare, un cronometro di quelli a limite meccanici, che magari ritarda o anticipa sistematicamente, cioè che ha un funzionamento, e si è regolato male, per cui va più avanti, per esempio, del dovuto. In quel caso, se il tic-tac del cronometro è più rapido, quindi la distanza tra un tic e successivo è più piccola di quella che dovrebbe essere, tutte le misure che ottengo sono alterate tutte in eccesso. Ottengo tempi più grandi, cioè fa più tic-tac di quelli che dovrebbe fare. In questo caso ho errori di tipo sistematico. Cioè tutti in eccesso o tutti in difetto. E sono dovuti a malfunzionamento dello strumento. Cioè se ho lo strumento regolato, tarato male, se per esempio il tic-tac dell'orologio è troppo veloce, ho tutte letture in eccesso. Se il tic-tac è troppo lento, ho tutte misure in difetto. Di questi errori, degli errori sistematici, posso accorgermi controllando, confrontando lo strumento con un altro. Ok? Controllando strumenti diversi. E questi sono eliminabili. Gli effetti o gli errori sistematici, quando me ne accorgo, posso eliminarli, cioè posso usare uno strumento che non ne è affetto. Mentre gli errori casuali non sono eliminabili, sono riducibili, ma non sono eliminabili. Ma tale cosa deve essere tra tre strumenti? Prego? Dovrebbe essere tre. Perché come fai a essere sicuro tra due strumenti con le quelle? Ah, posso usarne diversi, non solo tre, certo, posso usarne tanti. Chiaro. Ok? Se mi accorgo che uno dà sempre misure più piccole rispetto agli altri, vuol dire che c'è qualcosa che non va in uno o più strumenti. Comunque la parte fondamentale è che gli errori sistematici, come per esempio se io misurassi, che ne so, la lunghezza del tavolo con un metro di gomma elastico, se lo tiro è chiaro che è una misura più piccola. Quello è un errore sistematico che posso eliminare usando uno strumento con più rigido, fatto di metallo. Ok? Questa è la differenza principale. Gli errori casuali alterano la misura in eccesso o in difetto, casualmente. Sono riducibili, se sto più attento, se mi sincronizzo meglio, per esempio con i tempi di prima, ma non eliminabili. Gli errori sistematici invece danno alterazioni tutti nello stesso senso,
dovuto al mal funzionamento dello strumento o a una mal taratura dello strumento e sono eliminabili. Una volta che me ne accorgo posso ridurli a zero. Questo non lo posso fare con quelli invece casuali. Ok? Se invece possiedo un campione di misure molto grandi, se per esempio avessimo fatto, che ne so, 20-30 misure, invece di usare la semidispersione massima, avrei potuto usare la deviazione standard. Ok? Ricordate il grafico di prima? Se qui ho le misure, qui ho la probabilità, e qui avete un grafico di questo tipo, che si chiama curva di Gauss. La larghezza di questa curva è misurata dalla deviazione standard, che misura direttamente l'effetto degli errori statistici sulla variazione delle misure rispetto al valore centrale, che è quello della media. Chiaramente più gli errori statistici sono importanti, più questa curva è larga. Più gli effetti statistici sono piccoli, più questa curva è stretta. Ok? E c'è una tecnica, un modo per calcolarla. Noi normalmente avremo a che fare con poche misure, quindi utilizzeremo la semidispersione massima, anche perché è più facile da calcolare. Ok? Quindi, in sostanza, da ricordare cosa c'è. Quando faccio una misura, ho diverse sorgenti di incertezza. La prima è la sensibilità dello strumento. Ma se, come si fa nella pratica della ricerca scientifica, si fanno molte misure, vengono evidenziate anche altre sorgenti di variazione della misura stessa. Quindi altri sorgenti che contribuiscono all'incertezza della misura. E sono due grandi categorie di errori o le fluttuazioni casuali che possono alterare la misura in eccesso o in difetto, okay? Visualizzate per esempio dalla tavola di Galton, e gli effetti o incertezze di tipo sistematico che possono alterare la misura sempre in un senso o nell'altro, in eccesso o in difetto, che possono essere riconosciute ed eliminate. D'accordo? Ci sono domande? Bene. E vediamo se non ci sono domande, per oggi ci fermiamo qui.